Franco Bertoli ritorna in pista, possiamo dire un po' a sorpresa dopo tanti anni in cui ha fatto commentatore apprezzatissimo, però non allenava da molto tempo. Sì, una sorpresa in parte anche per me, poi in campo c'ero stato e ci stavo perché avevo scelto la via del mental coach, nel senso che la parte mentale per me era determinante. L'ultimo lavoro fatto è proprio con la SIR Perugia Volley, dove abbiamo raggiunto la finale scudetto stando di fianco a Boban Kovac in spogliatoio, quindi è una novità e non è una novità. Io dico che è come andare in bici, no? Non si dimentica mai, sono aggiornato, quindi questa cosa è stata una sorpresa perché un po' non me l'aspettavo, ma la telefonata del presidente di Guido Abbondanza è stata per me un grande piacere, mi ha convinto col suo progetto, con le sue idee, col suo entusiasmo ed eccomi qua. Un progetto che vuole essere vincente. Beh sì, l'obiettivo è la promozione, quindi siamo qui per raggiungere quell'obiettivo. C'è pressione perché quando devi raggiungere la vittoria la pressione fa parte del gioco, vedremo di affrontarla nel modo migliore, creando uno spirito di squadra, perché queste tematiche vengono molto dai giocatori come esseri umani, dallo spirito che riusciremo a creare tra di noi. L'obiettivo è raggiungibile, è alla nostra portata, anche per questo sono qui, perché credo che questa squadra abbia la possibilità, la capacità di raggiungere quell'obiettivo, però dobbiamo conquistarcelo ogni palla, ogni set, ogni partita e dimostrarlo in campo. Bertoli che allena Bertoli, come sarà? Questa è un'altra sfida nella sfida, una sfida per me allenare mio figlio e una sfida per Matteo rispettare me come allenatore, quindi staremo a vedere, però il rapporto tra noi è eccezionale, sia di stima che di rispetto umano. Io credo che ci siano buoni presupposti per poter lavorare bene insieme in modo professionale, nel rispetto di tutti gli altri ragazzi, da parte di tutti e due, quindi. Però chiaramente emotivamente da padre è una cosa che mi fa piacere, mi appassiona a un livello, la temo anche, la rispetto più che la temo come sfida tra di noi familiare.